Non è Giuseppe, il padre adottivo di Gesù, solitamente raffigurato come un uomo anziano nell'arte cristiana primitiva. È chiaramente caratterizzato come un pastore, grazie al suo bastone che tiene come un'insegna. La sua gioia fa pendant con la riflessione inquieta di Maria. La seconda immagine che abbiamo scelto è questo affresco straordinario che consiglio di andare a vedere a Castelseprio. Santa Maria Foris Portas è una chiesa nel complesso Longobardo, vicino a Varese, a Castelseprio, sempre aperto. La chiesa bisogna... ci sono degli orari di apertura, ma davvero è qualcosa di straordinario. Perché? Perché ha uno stile bizantino in un contesto longobardo e per chi conosce la storia sapete bene che erano due popoli che si combattevano tra loro. Dunque, il fatto di trovare un pittore che è chiamato il maestro di Castelseprio, che dipinge in stile bizantino in questa chiesa che era la chiesa della città longobarda, è qualcosa di straordinario. Gli affreschi, tra l'altro, sono stati scoperti nel 1944, perché quando andrete a vedere la chiesa vi renderete conto che sopra c'erano degli affreschi del XV-XVI secolo. Uno studioso ha iniziato a pensare che probabilmente c'erano sotto degli altri affreschi e in un'epoca in cui si poteva ancora togliere, perché oggi è un po' più difficile per una questione di conservazione di quello che poi il patrimonio ha costruito, hanno tolto quegli affreschi del XV-XVI secolo e hanno scoperto questi affreschi straordinari. Sulla datazione, diciamo così, sono state proposte differenti ipotesi, ma proprio 3 o 4 anni fa è stato fatto una datazione al carbonio 14 che ha rivelato che la chiesa è stata costruita nel IX secolo e gli affreschi sono del X secolo. Quindi siamo in un periodo di passaggio molto interessante e uno stile bizantino in terra longobarda. Questo affresco è interessante per questa congiuntura Oriente-Occidente, ma anche per un altro motivo, perché si rifà chiaramente questo ciclo dell'infanzia di Cristo ai Vangeli apocrifi. La maggior parte dei cicli dell'infanzia della madre e di Cristo si rifanno ai Vangeli apocrifi. Qui avete quasi fotografato un momento di incredulità delle levatrici che è raccontato dal protovangelo di Giacomo. Se guardate, la madre è sdraiata. Non è scontato che sia sdraiata, perché inizialmente spesso è rappresentata seduta. Ha le gambe leggermente divaricate. È il momento in cui la levatrice va a chiamare l'amica e le dice: ho visto un prodigio straordinario, una vergine ha partorito mantenendo intatta la sua natura, cito testualmente, e l'altra non crede e risponde, e sentirete degli echi di Tommaso: se non ci metto il dito e non esamino la sua natura, non crederò mai che una vergine abbia partorito. E dunque vedete questa donna che tiene la mano che ormai è inaridita perché ha toccato la natura della Vergine e ha scoperto che appunto è intatta. La sua mano si inaridisce per l'incredulità e successivamente viene guarita. È molto interessante perché è una pittura rara. Non abbiamo molte natività in cui è raffigurato proprio questo episodio dell'incredulità delle levatrici e dunque pensate l'eco anche della complessità di riuscire a dimostrare nel cristianesimo delle origini la doppia natura umana e divina di Cristo, il dogma appunto dell'incarnazione per opera dello Spirito Santo. Sono tutti degli echi teologici che vengono ripresi a livello di raffigurazione. Il dipinto lo vedete nel migliore degli stati perché è piuttosto rovinato.
anche perché è stato messo un ulteriore strato, perché è stato abbandonato nei secoli, come spesso capitava poi a queste cappelle, erano state utilizzate come fienili per gli animali e quindi è in uno stato assolutamente è stato riportato al suo migliore degli stati, però non possiamo vedere tutto. Ma se guardate i colori, la vivacità, è il nono secolo, abbiamo dei colori che dicono la bellezza di questa incarnazione e allo stesso tempo una paletta più tenue, perché la madre e alcuni personaggi sono vestiti in azzurro e tutto il resto ha uno sfondo rosa-rosso. In copertina del libro avete il mosaico della Natività della Palatina. La Palatina è stata definita la più bella chiesa del mondo e credo in un sondaggio che è stato pubblicato ultimamente è una delle 10 chiese più belle al mondo e ricordo che il titolo diceva l'unica che sia considerata la più bella al mondo in Italia. Quindi è interessante la percezione che anche gli stranieri hanno delle bellezze italiane. Ma è vero che la Palatina, come dicevano già i viaggiatori francesi del XVI secolo, è davvero un gioiello religioso. Voluta da Ruggero II, un sovrano che elaborò anche lui un'attenzione a un dialogo fattivo tra culture. Faceva promulgare i suoi editti nelle tre lingue, in latino, in greco e in ebraico, e all'interno della Palatina stessa abbiamo diverse maestranze che lavorano, maestranze arabe, i mosaici che ricordano molto Bisanzio, alcune innovazioni occidentali. La Natività è interessante perché è su due pareti, dunque noi ne abbiamo rappresentata una perché la seconda non si riusciva a trovare una buona immagine, ma se vi capitasse di andare, ve lo auguro, la vedrete rappresentata su due pareti contigue, tanto che l'angelo di destra sembra appunto parlare a qualcuno, sta annunciando ai pastori la buona notizia. Ancora una volta abbiamo uno schema tipicamente bizantino con la madre al centro, il Cristo avvolto in fasce, interessante Giuseppe all'angolo ma sembra guardarvi. È un particolare già di una rielaborazione occidentale che spesso si ritrova nella Cappella Palatina. La scena delle levatrici all'angolo che lavano il bambino e raffigurati due volte i magi. Questa è un'altra rarità perché li avete innanzitutto che arrivano a cavallo, quindi la prima raffigurazione, e dall'altra parte, sulla destra, che offrono dei doni. Un'altra caratteristica peculiare, cosa offrono? Non offrono i classici doni a cui siamo abituati, ma offrono delle uova, simbolo della fecondità di Maria, della Chiesa, di Cristo stesso. Quindi un elaborato, una concentrazione di simboli a livello teologico. Eccoci a una miniatura. Fu composta nel XII secolo sotto la direzione di Henricus de Middel, prete che realizzò questo messale conservato a lungo nel castello di Stammheim, cui deve il suo nome. È composto da 184 pagine, tra le quali figurano 12 miniature a piena pagina e 10 iniziali ornate. Questa pagina della Natività, dipinta su pergamena, ha un po' l'aspetto di un diagramma o di un mandala, ossia di uno schema in cui svariati aspetti di una realtà sulla quale bisogna meditare sono condensati e ordinati secondo una gerarchia. È costruita su
tre registi. Non, c'est pas ça. C'est pas Steinheim, ça. Non. C'est pas Steinheim. Continue. On l'a pas. Bon, alors. On fait autre chose. Alors, passe la suivante pour toi. Scusi. La trovate sul volume, Steinheim. Oui. Ci sono due miniature, voilà, on change la figura, andiamo avanti. La natività che il Papa ha scelto per questo Natale è la natività di Giotto. Giotto, sapete che dipinge con la sua squadra di artigiani la Cappella degli Scrovegni, voluta da Enrico Scrovegni nel 1300, anno del primo giubileo. Chiama a dipingere appunto i registri di tutte le pareti della Cappella degli Scrovegni, 900 metri quadri di pitture. Chiama Giotto. Giotto era molto giovane, ma era già abbastanza conosciuto perché aveva già lavorato per il Papa, aveva già lavorato alla Basilica di San Francesco ad Assisi, aveva già lavorato in Laterano a Roma, nella Basilica di Sant'Antonio e nel Palazzo della Ragione a Padova. Il fatto che sia stata conclusa il decoro pittorico in 2 anni significa che Giotto ha lavorato sicuramente con delle maestranze come facevano i grandi maestri. Ci sono raccontate nella Cappella degli Scrovegni 3 cicli di storie: il ciclo di Gioacchino ed Anna, il ciclo dell'infanzia della Vergine, il ciclo di Cristo. Ricordiamo nel volume che nello stesso decennio a Costantinopoli, nella Cora, Metochita fa raffigurare a mosaico gli stessi 3 cicli. Sono 2 paralleli molto interessanti che direttamente probabilmente non si conoscevano, ma questo dice anche i rapporti stretti che c'erano tra Venezia, Padova e Costantinopoli stesso. Giotto colloca la madre in una capanna sullo sfondo di una grotta. Sapete che Giotto è stato definito da Vasari colui che cambia la pittura greca e appunto la rinnova. Giotto utilizza ancora degli schemi, che sono gli schemi condivisi dall'Oriente e dall'Occidente fino al Medioevo, e quindi per esempio, vedete, Giuseppe è all'angolo, è in basso e separato dalla scena, ma rinnova questi schemi, li occidentalizza nel senso che li rende più umani. La madre è allungata, ma non guarda lontano, guarda il figlio, con una tenerezza si occupa di lui. Lo sfondo è uno sfondo azzurro, probabilmente in parte perduto perché questa scena doveva essere caratterizzata da un blu più intenso e più diffuso. Abbiamo comunque i pastori all'angolo che vengono appunto a cui viene dato l'annuncio da parte degli angeli, e troviamo questi tipici angeli che ritornano nella pittura di Giotto, che si muovono, tra virgolette si agitano attorno a questa scena per annunciarla. Giotto dunque è il punto di passaggio in Occidente tra l'iconografia orientale e poi l'apertura che si avrà con il Rinascimento stesso. Filippo Lippi fu un pittore italiano della generazione successiva a quella di Masaccio e contemporaneo del Beato Angelico e di Veneziano. Nacque a Firenze, dove ben presto il suo talento artistico emerse, tanto che all'età di 18 anni assistette alla decorazione della Cappella Brancacci, affrescata da Masolino da Panicale e Masaccio, che ebbe un ruolo decisivo nella vocazione pittorica di Lippi. Questo si ispirò
però anche a Donatello, Luca della Robbia e Brunelleschi. L'adorazione del bambino di Palazzo Medici è una delle poche opere firmate da Lippi, fu realizzata per la Cappella dei Maggi di Palazzo Medici Riccardi. Si tratta di una natività singolare, quasi enigmatica, in particolare per la sua ambientazione nella foresta, innovazione complessa da spiegare. È un dipinto denso di simboli e allegorie, una meditazione sul mistero dell'incarnazione e della Trinità. Maria e il figlio sono all'aria aperta, circondati da una natura semiselvaggia, lontani da ogni grotta, da qualsiasi stalla. Nella composizione non vi è traccia di Betlemme. I gradini dietro il gruppo e una scala che arriva fino al bambino Gesù possono essere stati volutamente introdotti dall'artista per suggerire il tema della discesa del Verbo di Dio tra gli uomini. Tale ipotesi è rinforzata dalla dimensione trinitaria di questo dipinto, con sopra la nube un Dio Padre a mezzo busto sul fondo di un cielo stellato. Le frange del suo vestito volano in alto mentre lui apre le braccia e si appoggia con attenzione, mentre sotto di lui plana la colomba dello Spirito Santo, da cui emanano dei raggi che scendono fino al bambino. La Vergine è dotata di una grazia che incanta, resa dalla sua leggera inclinazione verso il figlio, dalla dolcezza delle sue mani giunte, dalla cura con cui il suo capo è coperto di un velo trasparente e infine dalla luce raffinata dei suoi abiti sovrapposti. Sul lato sinistro si vede un bambino di 5 o 6 anni che invece, secondo la versione dell'Evangelista Luca, non dovrebbe avere che 6 mesi più di Gesù, è Giovanni Battista Nimbato, vestito di una pelle animale sotto la tunica rossa. Nella mano sinistra tiene un bastone, la cui estremità è cruciforme, e un rotolo con le parole che pronuncerà in seguito alla vista di Gesù, «Ecce Agnus Dei», ecco l'agnello di Dio. Sopra di lui, a mezzo busto, si trova un monaco anziano in preghiera, con le mani giunte e la testa bassa dotato di un nimbo prospettico, la testa con la tonsura e con un barba abbondante. Di chi si tratta? La maggior parte degli specialisti lo identificano in Bernardo di Chiaravalle, la cui devozione alla Vergine fu celebre. Altri ritengono invece si tratti di un monaco camaldolese. L'assenza più strabiliante è quella di Giuseppe, che evidenzia il virginale concepimento del grembo di Maria per mezzo dello Spirito Santo. Ecco. Questa icona è della scuola di Rubliov, XV secolo, imprescindibile nel panorama ortodosso e utilizzata come schema tipo per raffigurare la Natività. Di Rubliov non sappiamo molto, se non che probabilmente tra il 1360 e il 1370 è nato e ha frequentato il monastero della Trinità guidato da Sergio di Radonez. Siamo nel periodo aureo del monachesimo in Russia e siamo anche nel periodo rappresentato bene dal film
di Tarkovsky del rinnovamento del nazionalismo russo dopo la vittoria appunto dei russi contro i tartari. Quindi è un periodo particolare, tra l'altro è l'unico iconografo a cui sia stato dedicato un film. Molte icone che sono appunto della sua scuola riprendono sostanzialmente i suoi canoni. La montagna divide lo spazio e all'interno avete una grotta più scura. I colori più scuri dicono di solito l'umanità, quindi il fatto che il Cristo si sia incarnato in un'umanità di peccato. Vedete che il Cristo è appoggiato su questa sorta di culla che ricorda appunto una tomba. La madre è allungata in una sorta di mandorla rossa e guarda da un'altra parte, quindi ha lo sguardo che guarda lontano, riflette sul mistero, il mistero, quello che è capitato a lei per prima, e lei stessa che va appunto a riflettere su questo mistero, così come Giuseppe all'angolo riflette su quanto è accaduto. È una scena appunto molto semplice, ma che detta lo schema iconografico alle scene successive della Natività, perché, ricordo ancora, non è tanto il sentimentalismo che deve emergere nella scena della Natività di Cristo, ma la teologia, il dogma dell'incarnazione. Ho dimenticato all'inizio di dirvi che anche il termine che utilizza la teologia e la liturgia per indicare la nascita di Cristo è Natività, che poi diventerà nelle lingue occidentali Natale, da dies natali, ma si parla nella storia dell'arte di Natività solo per il Cristo, la Madre e Giovanni Battista. A dire che questi tre personaggi hanno un ruolo fondamentale nella storia della salvezza. Non si parla per loro di nascita, ma di